Nelle scorse lezioni abbiamo visto come creare un database, costruire delle tabelle, eseguire delle query, modificare il contenuto delle tabelle, eliminare dei record, eseguire delle migrazioni e soprattutto eseguire delle transazioni per rispettare le proprietà ACID. Oggi vedremo come reingegnerizzare il layer di persistenza dati attraverso il pattern architetturale DAO, Data Access Object. Attraverso la definizione di diversi DAO, deresponsabilizzeremo il nostro database helper, che di fatto si comporterà come un provider. Il pattern DAO in Flutter ci permetterà di separare logicamente le aree funzionali della nostra applicazione rispetto al layer di persistenza dati, ragion per cui questa implementazione potrebbe risultare dissonante nei confronti del pattern DAO realizzato ad esempio in un'applicazione J2E. Per prima cosa apriamo il nostro storico progetto NewsApp e aggiungiamo una nuova dipendenza di tipo provider all'interno del pubspec.yaml. Io la aggiungo qui e successivamente faccio pubget. Adesso andiamo all'interno del package database e creiamo un nuovo package che chiameremo DAO. All'interno di questo package costruiamo una nuova classe astratta AbstractDAO. All'interno del nostro abstract DAO aggiungeremo un'istanza di database helper. Successivamente generiamo un costruttore. Adesso, poiché all'interno del nostro database helper sostanzialmente abbiamo due tabelle, due entità, articles e favorites, non ci resta che costruire due DAO di tipo articles e di tipo favorite, che di fatto estenderanno questo abstract DAO. Volendo, si potrebbe definire anche un'interfaccia in cui inserire i principali metodi di CRUD. Detto ciò, all'interno di DAO costruiamo un nuovo Dart file che chiameremo favorites DAO. Generiamo il costruttore e spostiamo all'interno di favorites DAO tutti i metodi che afferiscono alla tabella favorites. Li tagliamo e li incolliamo qui. Facciamo la stessa cosa anche per articles. Generiamo il costruttore e inseriamo all'interno i due metodi. All'interno dei due DAO abbiamo un problema, nel senso che non riusciamo a risolvere current database che a sua volta era presente all'interno di database helper. Per questo motivo trasformiamo la nostra current database private in una getter di tipo public che rinomineremo in database. Ragion per cui all'interno dei nostri DAO andremo a fare await helper.database al posto di current database. Sostituiamo tutte queste istanze. Qui importiamo il conflict algorithm di sqflite e anche qui sostituiamo current database con helper database. Adesso dobbiamo andare a modificare le nostre repository, in particolare non passeremo più istanze di database helper ma passeremo delle istanze di DAO. Quindi per il favorite repository passeremo favorite DAO. Qui facciamo un renaming e per news repository alla stessa maniera passeremo article DAO. Per ultima cosa dobbiamo introdurre un nuovo layer, il layer di multiprovider, in quanto, come abbiamo visto nella lezione precedente, di fatto il nostro database helper non è un vero e proprio repository ma è un provider. Si comporterà anche da provider nei confronti dei nostri DAO che andremo a definire in questo momento. Quindi on top of multi-repository provider, tagliamo tutto, andremo a definire invece un multiprovider. Multiprovider che avrà come child quello che abbiamo appena tagliato, ossia il multi-repository provider, e come providers andremo a
costruire i nostri provider. Spostiamo immediatamente il nostro database helper, lo togliamo di qui e lo mettiamo qui e aggiungiamo anche gli altri provider. Questa volta il context è d'obbligo, ossia article DAO, context.read per andare a cercare nella gerarchia il nostro database helper, che è il primo parametro di articles DAO, e facciamo la stessa cosa anche per favorites DAO. Come vi dicevo qualche lezione fa, non è necessario specificare la tipologia dentro la generics di read, in quanto viene automaticamente inserita attraverso il type inferring. Adesso l'unica differenza sta nel context read di repository provider relativamente a news repository. Anche qui possiamo togliere la specializzazione. Di fatto non andrà a ricercare il database helper, ma andrà a ricercare il nostro articles DAO. Detto questo, abbiamo completato. Non ci resta che riavviare la nostra app per verificare se il funzionamento è coerente con le nostre modifiche. Ed eccola qui la nostra news app con i DAO applicati, news app che ovviamente funziona solo in modalità offline, come già anticipato nelle lezioni precedenti. Bene, per oggi è tutto. Se hai dubbi o perplessità, non esitare a lasciare un commento qui sotto. Sarò felice di aiutarti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e non dimenticare di iscriverti al canale per restare aggiornato sui nuovi appuntamenti di questa fantastica avventura che ti porterà ad imparare Flutter. Ciao!